Buongiorno, oggi siamo a destinazione Passo Feudo e forse vediamo se abbiamo voglia a rifugio Torre di Pisa. Siamo nello stesso punto di ieri, per cui siamo solo spostati un attimino più avanti, non ho ripreso, e ci siamo fermati per bere un caffè. Guarda che bellissima sta Malga Zisk Alm. Il nostro obiettivo è il Passo Feudo. Qua è ben indicato. Passo Feudo, Latemar, sentiero geologico. Vediamo un po'. Qua sale. Nostro obiettivo per il rifugio a Torre Pisa, 1 ora e mezza.
Allora, è caduto uno. Ha fatto 30 metri di volo, si è spaccato una gamba e forse non solo, hanno dovuto chiamare l'eli soccorso. Ma dico io, è già una strada pericolosa. Cosa ti metti a fare fuori i sentieri? Allora, metto la debolezza. Strada impraticabile verso su, verso il rifugio. Molta gente è scesa giù, troppo franabile. Col cane impossibile, al ritorno abbiamo dovuto lasciarlo libero perché no, ti porta giù. C'è moltissima gente che si è fermata a metà strada, veramente difficile. Noi quelli che siamo abituati a camminare in montagna, è stato particolarmente pericoloso. Arrivederci! Eccoci, dopo aver mangiato, ritorniamo all'ovile. La strada è stata lunga, impegnativa, ma secondo me, quando arrivi in determinati luoghi, vicino a monti così alti, tipo appunto l'Atemar,
dovrebbero avvisare che è scoscesa e pericolosa, perché insomma non è stato facile. Poi mi sono riscoperto a soffrire di vertigini in maniera abbastanza potente e non me la sono proprio sentita di arrivare, anche se ero a 200 metri dall'arrivo, ma il posto era veramente pericoloso. Ho visto molta gente titubante e abbastanza così non convinta. Beh, comunque è stata una bellissima giornata, una passeggiata stupenda in posti che insomma sono un po' diversi dal solito. Siamo veramente divertiti. Billy va sempre in cerca del fresco, perché guarda, saluta Billy, ti è piaciuta la passeggiata? Sì, gli è piaciuta, ecco là. Allora, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!